Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono XStarter e oggi ragazzi sono qui per fare un video diverso dal solito. Sono qui perché voglio fare una scommessa con voi insieme ai nostri bellissimi cani. Come avete visto dal titolo andremo a scommettere su una corsa di cani, perché da poco in città sono arrivati dei signoroni che hanno praticamente organizzato questi eventi. Quindi a queste persone piace, non lo so, fare queste scommesse, organizzare questi eventi, organizzare questi incontri. Naturalmente noi non ci perdiamo d'animo e andiamo a vedere, andiamo a provare questa nuova attività insieme a Mike. Andiamo a scommettere un bel po' di soldi, inizialmente pochi magari, dopo magari se vediamo che effettivamente si vince qualcosa potremo effettivamente scommettere un po' di soldoni. Però ragazzi, naturalmente spero che vada tutto al meglio possibile, perché non vorrei perdere tutto il mio patrimonio, tutti i miei soldi insomma, che al momento sono tanti, però non vorrei cadere nella trappola del gioco. La corsa dei cani si svolge dietro al casinò, perché qui insomma questi signoroni di Dubai hanno comprato il casinò, questi sceicchi, e praticamente appunto stanno organizzando degli eventi con questi cagnoloni qui. Andiamo a parcheggiare la nostra auto qui, la madonna quante persone che vogliono scommettere i soldi. E che minchia è? Tutti quanti a buttare i soldi stanno. Ma dove ho spacciato l'auto? Va bene, sono in tenuta da tennis, tra l'altro, mannaggia la miseria. Che brutta figura che sto facendo. Ok, vediamo un pochettino. Possiamo scegliere di scommettere 100 dollari fino a 50.000 dollari su 5 cani diversi che si chiamano Spirit, Bolt, Dart, che non so che cazzo è, Rush e Turbo. In realtà quello che mi ispira di più inizialmente è Spirit cavallo libero di quindi non c'è modo di possibilità di vedere questi cagnoloni qui, questi cani. Beh, allora direi di scommettere poco, cioè 500 dollari sono già tanti. Scommettiamo 500 dollari su Spirit. Eccoli, vediamoli, stanno arrivando. Eccoli lì, stanno arrivando, madonna. Spirit è quello lì in fondo, il primo della fila da sinistra a destra e l'ultimo da destra a sinistra. A che punto siamo, Spirit? Dai, per favore, corri, maledetto, mi hai fatto scommettere 500 dollari, corri, non ti fare rimontare, porca puttana, no, Spirit, sei tutto fuorché uno spirito selvaggio. Spirit, mi porti sfiga, mi ha fatto perdere 500 dollari, vi rendete conto? Cosa mi guardi? Mi vuoi praticamente sfottere perché ho perso? Signora, ma è normale che io ho perso i soldi? È normale che Spirit... Questa è tutta una fregatura, Questa volta dobbiamo praticamente puntare 1000 per poter riprendere i soldi che abbiamo già perso prima. Puntiamo su Turbo. Turbo mi sembra un nome molto insensato. Andiamo a vedere come si comporta Turbo da più vicino. Ecco Turbo, vai Turbo, parte in svantaggio, ma Turbo ce la puoi fare, cazzo, tira questo cazzo di Turbo, non mi dire che Spirit ora vuole vincere, figlio di una grandissima Spirit, cerca di, porca puttana, è sempre lui quello che vuole andare a vincere, è sempre lui, ma queste corse sono truccate, non ci credo, no, signori, non è normale questa cosa. Ora io voglio puntare su chi cacchio ha vinto. Spirit mi sa che ha vinto. Chi è che ha vinto? Puntiamo su Rush. La madonna. Vediamo. Allora, Rush è praticamente il primo. Vediamo come partono. Partono tutti quanti in sincronia. Dopo ci sarà il distacco per vedere chi è più bravo in allungo. Intanto Spirit, no, Rush, come si chiama quello nostro? È quello più in difficoltà. No, non mi dire che Turbo vuole vincere ora. Ma veramente, ma stiamo scherzando. Rush, corri, porca puttana. Rush, corri, ti sparo, ti do crocchette per un mese. Ma non ci credo. Ho vinto, signori. Ho vinto finalmente 10.000 dollari. Però credo di essere in guadagno a questo punto. Ho vinto, signori. Ho vinto, ma come cazzo, chi credete di avere a che fare? Sono il re delle scommesse. Voglio continuare. Mi sento fortunato, voglio continuare a scommettere. Guardate, tutte queste macchine un giorno saranno mie di questo passo. Tutte queste auto in questo momento sono dei signoroni shaky che mi hanno creato insomma questa cosa. Scommettiamo. Scommettiamo 10.000 dollari su Bolt. Questa volta Bolt me lo sento fortunato. Bolt sarebbe il secondo, questo uscito qua. Vai Bolt. Fai vedere come si comporta, come ci si comporta. Tu che sei un velocista, c'hai il nome di un velocista, non mi puoi deludere. Sei tra l'altro uno tra i più avvantaggiati in questo momento. Ma porca puttana, Bolt, ma sei tutto fuorché un velocista, figlio di una grandissima cagna. E sei comunque figlio di un cane, credo, no? Di un gatto, no? Figlio di una grandissima cagna, ma porca puttana, ha vinto Spirit. Bolt, fai schifo. Ma non mi arrendo, signori, non mi arrendo. Altri 10.000 dollari. Questa volta su
So Dart, Dart non l'ho mai, non l'ho mai visto, in realtà non ce l'ho proprio cagato fino a mo. Dart, dai, comportati bene. Ecco, sono partiti, signori, sono partiti. Eccolo qui, Dart comunque sta messo bene, non sta messo male. Ma non mi dire che... Dai, Dart, io credo in te, Dart, ti... Dart, dai, corri, 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 ce la puoi fare, non fa niente che ti stanno superando. Corri, 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 ce la puoi fare. Ce la puoi fare, Dart. Sei proprio uno strozzo. Sei proprio uno strozzo. Non mi dire che ha vinto Spirit. Ha vinto Spirit. Affacculo. Allora, mo, Spirit a quanto pare è in gran forma. Dobbiamo puntare su di lui. Spirit, sono con te. Ecco, magari vediamolo dalla sua visuale più vicina. Spirit, dai che ce la puoi fare. Dai che ce la puoi fare, Spirit. Vai, corri, 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 spirito selvaggio. Corri, non ti far superare da quel figlio di grandissima cagna. Tu sei un cane più dotato. No, Spirit, no. No. Ma sei proprio strozzo. Ah, il suo tech ha vinto. Ok, ok, no, non lo diciamo in giro. Non lo diciamo in giro. Ho un'idea, signori, ho un'idea per far vincere sempre Michael. Vediamo se funziona. Non ne sono sicuro, onestamente. L'idea consiste nel intralciare gli altri cagnoloni che dovranno correre per vincere, insomma. E far vincere il nostro cane. Far vincere il cane che diciamo noi. Quindi è indifferente in questo momento. Ok, Spirit, corri. Corri che ti aiuto io. Corri che c'è una mano dal cielo che ti può aiutare. Corri, Spirit, non mi va a fare brutte figure. Corri, man... Oh, ma che è? Tutta la pari, mo? Ah, non ci credo. Non ci credo. Ehi, tu mi stai superando troppo. Tu stai superando troppo. Ok, Spirit, corri. Corri, Spirit. Tu pure sei superato. Oh, fa culo. Ha vinto Spirit, stranamente. Stranamente ha vinto Spirit. Ragazzi, l'hashtag di questo video è hashtag corsa. Corsa di cani, insomma. È scommesse, insomma, è un casino. Quindi ragazzi, hashtag corsa se volete partecipare. E io vi lascerò un bellissimo cuoricino al video. Facciamo un gioco, questa mi sembra una pallina. Vai a prendere la pallina. Non sei stupido, Ma era la pallina. Non era una pallina, hai fatto bene. Direi che la giornata è conclusa, raga. Abbiamo vinto un bel po' di soldi, ci siamo fatti tanti tanti soldi. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bellissimo like a questo video. Era un video un po' diverso dal solito, diciamo un po' cazzeggio con le mod. Quindi raga, fatemi sapere se vi è piaciuto. Commentate con hashtag corsa e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!